trovati e una buona giornata da tutti noi del TG 2000. Vediamo subito insieme i fatti principali di oggi. Dai Balcani a Calais esplode l'emergenza profughi, l'Europa in cerca di una soluzione. Rivoluzione in farmacia, va in pensione la vecchia ricetta rossa del medico di famiglia che da oggi sarà sostituita da quella elettronica. Da aprile la TIM raddoppia i costi delle chiamate fisse e torna allo scatto la risposta di 20 centesimi. A chi spetta la custodia del sangue di San Gennaro a Napoli? Un decreto del Viminale spacca in due la città. In primo piano l'emergenza migranti. Da Calais ai Balcani la situazione è sempre più insostenibile. L'Europa in cerca di soluzioni vacilla e si teme una nuova ondata migratoria verso il nostro paese. Antonio Soviero. Nel campo di Idomeni, lungo il confine greco-macedone, un'ennesima notte di pioggia e freddo riporta la calma tra i migranti esasperati. Dopo gli scontri di ieri con i reparti speciali della polizia, il bilancio è di una trentina di feriti, tra cui diversi bambini. Armati di sassi, almeno 300 siriani e iracheni hanno cercato di sfondare il muro di rete, ma sono stati respinti con lacrimogeni, manganelli e bombe assordanti. Almeno 7.000 profughi sono bloccati in un campo che dovrebbe contenerne al massimo un quarto, in condizioni che di umano hanno molto poco. We are here from four days. Siamo qui da 4 giorni, ha piovuto tanto questa notte. L'acqua è entrata nella nostra tenda e tutto si è bagnato, vestiti, tutto, dice Yusuf, viene da Damasco. È stato un incubo, lamenta quest'altro. Ci siamo svegliati in una piscina, abbiamo dovuto spostare la nostra tenda, tutto era invaso dall'acqua. Disperazione analoga a Calais in Francia, dove sono ricominciate le operazioni di sgombero della parte sud della cosiddetta giungla. Anche qui è stata una notte difficile. La polizia ha sparato gas lacrimogeni contro attivisti no border e migranti che lanciavano sassi sulle squadre di demolitori. 4 persone sono state fermate. Le autorità cercano di spostare gli immigrati in container situati in un'altra zona del campo, ma molti si rifiutano, temendo di essere costretti a chiedere asilo in Francia e a dover così rinunciare al sogno di stabilirsi nel Regno Unito. Intanto l'Europa si muoverebbe su 2 fronti. Da una parte la Commissione avrebbe pronti 700 milioni di euro in aiuti umanitari nei prossimi 3 anni per i paesi più esposti, Grecia in particolare. Dall'altra il presidente Juncker sarebbe pronto a volare in Turchia, convinto che sia lì la chiave del problema. In tutto questo caos, con la rotta balcanica bloccata, l'Albania si prepara a fronteggiare una massiccia invasione di migranti che poi potrebbero riversarsi sulle coste pugliesi. Ma il ministro Alfano assicura: nessun allarmismo, siamo pronti ad affrontare il flusso. E uno dei paesi crocevia dell'immigrazione è la Libia. Si intensificano le voci e le indicazioni di un impegno militare del nostro paese con l'appoggio del governo americano. Augusto Cantelmo. L'Italia va in guerra, ma al momento nessuno lo dice, o meglio lo dicono più da Washington che da Roma. Sarebbe infatti sempre più vicino l'intervento militare in Libia. Il nostro paese potrebbe assumere la guida della coalizione internazionale. A confermarlo le dichiarazioni del segretario alla difesa americano Ash Carter. Appoggeremo con forza la guida di Roma, fa sapere il capo del Pentagono, in quanto l'Italia per storia e per posizione geografica è così vicina alla Libia. In attesa dunque di una richiesta ufficiale che arrivi dal governo libico, l'Italia sarebbe già pronta ad entrare in azione una settimana, affiancandosi a chi è già in teatro da mesi. Infatti Palazzo Chigi porta avanti il negoziato in coordinamento con i ministri della difesa e degli esteri proprio per ottenere la guida della coalizione composta da 19 paesi uniti nella lotta contro l'ISIS, tema che era stato anche al centro dei colloqui tra il capo dello Stato Mattarella e il presidente Barack Obama durante la missione di 2 settimane fa a Washington. Si aspetta così soltanto il via libera del governo di Tobruk per assistere al pieno coinvolgimento militare italiano in Libia. La scorsa settimana era stato concesso anche il decollo ai droni americani dal Sigonella. Successivamente un Consiglio Supremo di Difesa presieduto dallo stesso Mattarella aveva chiarito che l'Italia era pronta a intervenire su richiesta delle autorità locali. Solo un giorno prima invece il ministro della Difesa Pinotti aveva definito impensabile un intervento militare di occupazione. Si attende dunque di sapere i contorni di una probabile missione di cui si parla più a Washington che a Roma.
È ancora allerta maltempo in molte regioni italiane, da nord a sud. Dopo le 7 vittime degli ultimi 2 giorni, si teme per l'arrivo di nuovi temporali a partire da giovedì. Ancora per oggi è in vigore un'allerta arancione per le fasce costiere della Campania, della Basilicata e in alcune zone del Veneto. Ed è di 4 morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in direzione sud all'altezza di Lamezia Terme. All'interno di una galleria si sono scontrati un camion e un'auto che secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo finendo poi travolta da un altro mezzo pesante che stava sopraggiungendo. Traffico bloccato nel tratto interessato con uscita obbligatoria allo svincolo di Sant'Onofrio e la possibilità di rientro a Rosarno. Via le ricette rosse del medico di famiglia, da oggi la prescrizione medica viaggia online e vale in tutte le città d'Italia. Per ora riceveremo ancora un promemoria da consegnare al farmacista, ma le farmacie italiane sono pronte a questo nuovo sistema? Lo chiediamo a Silvio Vitelli in diretta da una farmacia di Roma. Buongiorno Silvio, a te. Buongiorno Stefani, allora vediamo se le farmacie sono pronte, lo facciamo tra pochissimo proprio facendo una simulazione. Abbiamo uno di questi nuovi promemoria e proveremo a vedere cosa si vede in farmacia. Lo facciamo insieme a Mario Marchese, che è proprio titolare della farmacia dalla quale vi stiamo parlando. Questa è la vecchia ricetta rossa che da oggi, almeno per questa farmacia, va in pensione sostituita da questo promemoria. Sì, da oggi è valido su base nazionale, la ricetta nuova in vigore è questa bianca, questa elettronica, dematerializzata. Questo è un promemoria che non ha le caratteristiche della ricetta vera e propria, è solo un supporto cartaceo per sintetizzare i dati relativi alla prescrizione. Ecco, cosa contiene questo promemoria? Contiene i dati del medico prescrittore e i dati del paziente. Ecco, tra poco andiamo proprio a inserirla, a fare questo inserimento. Diciamo intanto una cosa importante, ognuno può pensare, ecco, adesso passa tutto tramite computer, io magari vado in farmacia, non c'è la linea internet, che succede? No, questo non è un problema perché comunque anche in mancanza di linea si può somministrare lo stesso il farmaco, in quanto sulla promemoria è scritto sia il nome che il codice del farmaco. Quindi intanto lo potete dare. Possiamo dare la transazione, la possiamo poi eseguire. In un secondo momento. Quindi da questo punto di vista tutti tranquilli. C'è poi un'altra cosa che non vale per tutti i farmaci, è vero? Sì, alcuni farmaci tipo gli stupefacenti e quelli in DP ancora vale la vecchia ricetta, quella rossa, quella in vigore fino a poco tempo. In particolare per quale motivo non vale ancora? Perché la ricetta dei stupefacenti è una ricetta vera e propria nel senso giuridico della parola, quindi necessita del timbro e della firma per esterno. Ma che invece nel promemoria non c'è. Allora proviamo a fare questo inserimento, vediamo cosa risulta al computer. Sì. Passiamo i codici della ricetta e come si vede appare il nome del medico prescrittore, il nome del paziente, il nome del medicinale, sia dell'originale che di tutti gli equivalenti e il tipo di appartenenza, se il paziente è esente o se non ha nessuna esenzione, se paga il ticket oppure se è di classe A o altro. Ecco, ci possono essere anche più nomi che compaiono a computer di farmaci, vero? Assolutamente, se abbiamo un farmaco equivalente compare anche quello, si può selezionare quello. Un'ultima novità importantissima, una buona notizia per chi viaggia moltissimo oppure per chi abita ai confini tra una regione e l'altra, magari è il medico della propria regione più lontano da quanto sia la farmacia di casa. Sì, da oggi finalmente valgono le ricette su base nazionale, quindi anche da altre regioni, quindi se capita un paziente che proviene, dalla regione Toscana, può benissimo spedire la ricetta anche qui da noi. Verrà praticato il ticket che gli verrebbe praticato nella regione di appartenenza. Quindi come se fosse esattamente nella farmacia della propria regione. Quindi da oggi dematerializzata la ricetta rossa che in realtà comunque continuerà a valere per visite specialistiche, per esami di laboratorio, ma anche lì c'è una rivoluzione in atto e ne torneremo allora a parlare quando sarà attuata anche quella. A voi la linea, Stefania. Grazie a Silvio Vitelli allora per averci mostrato in tempo reale come funziona la nuova ricetta elettronica. E voi vi ricordate, ma quanto ci costi? Era un vecchio tormentone pubblicitario per le tariffe telefoniche della TIM che da aprile raddoppia i costi delle chiamate fisse con il grande ritorno dello scatto alla risposta. Marco Bergamaschi.
Da aprile chiamare da casa con il telefono fisso costerà almeno il doppio e quanto prevede la nuova manovra tariffaria di TIM, marchio sotto il quale Telecom commercializza ora anche la telefonia fissa. Una manovra che reintroduce anche lo scatto alla risposta. Gli aumenti interesseranno le tasche di circa 700.000 famiglie che hanno solo la linea di base e non hanno aderito alle offerte a forfè, ovvero tutto compreso. I rincari scatteranno appunto il 1° di aprile, così il prezzo delle chiamate a consumo verso i telefoni fissi e i cellulari nazionali dell'offerta voce della linea ISDN passerà da 10 a 20 centesimi al minuto. E per ogni chiamata verrà anche reintrodotto lo scatto alla risposta pari a 20 centesimi di euro. Invariato invece il canone mensile a 19 euro e mantenuti anche alcuni sconti. L'anno scorso Telecom propose ai clienti di optare per una tariffa telefonica tutto compreso. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni però intervenne per indurre la compagnia telefonica a fornire più tempo per scegliere più informazioni. Per Telecom l'obiettivo è di far evolvere chi spende parecchio per telefonare verso le offerte di tipo flat, cioè non legate al consumo. Secondo Federconsumatori invece si vogliono obbligare i clienti a passare ad un contratto che pur avendo chiamate illimitate è più dispendioso. Con questi rincari, aggiunge l'associazione, vengono colpite le fasce più deboli, tra cui gli anziani e chi ha un reddito pari o inferiore alla soglia di povertà e che per età, cultura o assenza di infrastrutture non possono utilizzare mezzi più tecnologici per comunicare. Ed ora la politica continua a far discutere la vicenda personale di Niki Vendola, che ha scelto con il suo compagno la maternità surrogata all'estero. Dopo le critiche di alcuni leader, tra cui Beppe Grillo, che dalle pagine del Corriere della Sera si dichiara contro le vite low cost e la logica del lo facciamo perché è possibile, interviene anche la presidente della Camera Boldrini, che chiede rispetto per Vendola ma esprime anche molte riserve sul cosiddetto utero in affitto, sullo sfruttamento del corpo di una donna, specialmente nei paesi poveri laddove ci sia un pagamento. E c'è anche Niki Vendola tra i rinviati a giudizio nel processo sull'Ilva di Taranto, che ripartirà da zero il prossimo 17 maggio con gli stessi imputati. Sono state rigettate infatti tutte le eccezioni della difesa e nuovamente rinviate a giudizio le 44 persone e le 3 società coinvolte nell'inchiesta sul presunto disastro ambientale causato dal siderurgico. Ed ha suscitato perplessità e polemiche la circolare emessa dal Ministero dell'Istruzione con le nuove disposizioni per le gite scolastiche. Professori e presidi dovranno verificare personalmente sia le condizioni del pullman che quelle psicofisiche dell'autista. Pierluigi Vito. Il copione dell'avvio di ogni gita di istruzione è noto. I ragazzi arrivano, si aspettano i ritardatari, si caricano i bagagli sul pullman e poi si parte. Eh no, bisogna prima che il professore accompagnatore controlli il mezzo e le condizioni del guidatore, altrimenti non si va in nessun posto. Sono le principali indicazioni giunte nelle scuole d'Italia contenute in un vademecum per viaggiare in sicurezza, pensato proprio per le gite scolastiche, ma che sta sollevando il malumore degli operatori della scuola. Ci scaricano addosso troppe responsabilità, lamentano. Nel testo redatto al Ministero dell'Interno si specifica come prima di partire si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive e funzionali del mezzo di trasporto, formulazione a dir poco vaga, e verificare lo stato di fari, frecce, retrovisori e l'usura dei pneumatici. Ma non basta, durante il viaggio gli accompagnatori dovranno sorvegliare che l'autista non ingerisca stupefacenti o alcol, neppure in modica quantità, e che parli al telefono solo con auricolare o viva voce, come pure dare un'occhiata che rispetti i limiti di velocità. Provvedimenti per garantire la sicurezza dei nostri figli, si dirà, ma dirigenti scolastici e docenti mostrano scetticismo, valutando il vademecum come l'ennesima scartoffia che accumula responsabilità sulle loro spalle, perdendo di vista il ruolo educativo degli insegnanti, che presumibilmente saranno sempre meno disposti a portare gli alunni fuori dalle mura scolastiche. Il tempo di Quaresima ci prepara il cuore al perdono di Dio e a perdonare a nostra volta come Lui, cioè dimenticando le colpe altrui. Con questa preghiera Papa Francesco ha concluso l'omelia della messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta. Sentiamo. Quando Dio perdona, dimentica. Tutto il contrario a noi, alle chiacchiere, ma questo ha fatto quello, ha fatto quello. E noi abbiamo di tante persone la storia antica, media, medievale, moderna, e non dimentichiamo. Perché? Perché non abbiamo il cuore misericordioso. Fa con noi secondo la tua clemenza, disse questo giovane Azaria, secondo la tua grande misericordia. Salvaci.
È un appello alla misericordia di Dio perché ci dia il perdono e la salvezza e dimentichi i nostri peccati. Risultati record nella lotta all'evasione che ha fruttato nel 2015 14,9 miliardi. Si tratta della somma più alta mai riportata nelle casse dello Stato. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, spiegando che si tratta dell'ennesimo record dopo i 14,2 miliardi del 2014. L'Istat intanto fa sapere che la pressione fiscale è in calo e che nel 2015 il PIL italiano è aumentato dello 0,8%. Tornando a crescere dopo 3 anni di cali. In aumento anche gli investimenti mai così alti da 8 anni a questa parte. Ed ora una vicenda che sta animando la città di Napoli perché tocca uno dei suoi simboli, le reliquie di San Gennaro. A chi spetta la custodia del sangue del santo patrono? Ci dice tutto Luigi Ferraiuolo. E sangue non è acqua, canta una famosa canzone di Enzo Avitabile, Faccia Gialla, che in questo caso sarebbe San Gennaro, il protettore di Napoli. È un modo semplice per ricordare a tutti che ciò che riguarda San Gennaro riguarda Napoli e i napoletani. Perciò il decreto emanato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Interno per adeguare lo statuto della Deputazione di San Gennaro, vecchio di oltre un secolo, risale al 1894, ha provocato un pandemonio. Il Viminale ha l'obbligo di applicare una norma del 1985 che riordina il settore degli enti laici coordinati a quelli religiosi, ma chi si oppone intravede una manovra per cambiare gli equilibri dello speciale ente napoletano, inserendo delegati della diocesi. Ad agitare le acque la Deputazione di San Gennaro, un ente molto speciale, unico nel mondo. Pur essendo San Gennaro un santo e il miracolo un prodigio religioso, a sovrintendere sulla cappella, sulle ampolle del vescovo di origine beneventana e sul tesoro è un organismo completamente laico, nato circa 5 secoli fa con un atto davanti a un notaio, un atto tra il santo e la città. Incredibile a pensarsi oggi, ma tant'è. Infatti le chiavi della cappella di San Gennaro sono conservate dal sindaco della città e da un sacerdote incaricato. Dalla curia non filtrano commenti espliciti di fronte alla Buriana, se non un semplice, non ne sapevamo nulla del decreto, non abbiamo fatto nulla. Perciò si tirano fuori dalla bagarre. Probabilmente dovrà essere il ministro Alfano a intervenire nei prossimi giorni, o un giudice di tribunale, visto che la deputazione annuncia ricorsi. Certo è per adesso che San Gennaro starà a guardare. Noi ci fermiamo qui e vi lasciamo a Terza Pagina che si apre oggi con lo straordinario racconto della conversione di un grande scrittore, Erich Emanuel Schmidt. E subito dopo, come ogni martedì, il teatro di Michele Sciancalepore. Grazie per averci scelto anche oggi e rimanete con noi.